Io sono stata derisa per anni e anni. Come ci stiamo avvicinando alle europee? Giorgia è tranquillamente in testa e si candida per non andare a Bruxelles. Perciò sappiate che il vostro voto non andrà a lei, ma a un suo amico che nemmeno conoscete. Questa simpatica manovra la starebbe facendo anche la Schlein, perché se una cosa fa schifo, ma la fanno tutti, vorrà dire che tanto schifo non fa. Salvini invece rifiuta la candidatura, non perché non vuole, ma solo perché sa di essere spacciato, per cui manderà avanti il nuovo profeta del XXI secolo, raccattato direttamente dal 32 d.C. Apro ufficialmente il televoto. Chi vuoi salvare? Siamo grati a lui per quello che ci ha dato, per quello che ci permette di fare. Tajani si deve servire di un morto per fare propaganda, altrimenti gli elettori potrebbero pensare che non valga la pena votare il suo partito. A proposito, quel tizio lì era un criminale mafioso. Questo qui sta facendo più morti che nella seconda guerra mondiale, ma siccome vende gas e sta con gli americani, non viene chiamato mostro ma presidente. Quindi avanti così, forza umanità! Macron vuole inviare truppe al fronte perché non sa come dire ai suoi elettori che Putin ha vinto. Per cui confessiamoci, non vedete anche voi l'ora di andare in guerra? Dall'altra parte del mondo questo qui non sa più cosa fare, perché se ti dichiari pro-Palestina ti danno dell'antisemita. Se invece giuri fedeltà a Netanyahu ti chiamano giustamente complice di uno sterminio. Per cui sarà lì che prega che tutto finisca presto.